Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi tratteremo un tema molto scottante, il tema del sole e della pelle scura. Allora, ci tengo molto a fare questo video perché ne ho sentite tantissime io da quando sono al mondo, della serie, ma voi di colore, voi mulatti, vi abbronzate? Ah, ma voi tanto non vi scottate, ma voi di colore il sole dà fastidio? Ma voi di colore, no? Queste domande come se le persone mulatte di colore arrivassero da un altro pianeta, no? Logico che queste domande non sono mai state fatte con cattiveria, però cioè, mi viene anche da ridere come sia così difficile pensare che comunque ogni essere umano, indipendentemente dalla razza e dal fattore genetico, ha una risposta agli stimoli che più o meno è simile un po' per tutti, no? Quindi pensare a prescindere che una persona con una pelle come la mia non si possa bruciare, non si possa abbronzare, lo trovo un pochino arcaico. Comunque, pazienza. Io dico solo una cosa: non è che le persone che si scottano sono soltanto le persone albine o le persone chiare, coi capelli rossi, coi capelli biondi o comunque con una carnagione molto molto chiara. Il sole scotta tutti, indipendentemente dal tipo di pelle che abbiamo. Della serie mettiamo una mano sopra il fuoco, che io sia bianco, che tu sia blu, che tu sia nero, ci bruciamo alla stessa maniera, giusto? La melanina ce l'abbiamo anche noi. Noi abbiamo una melanina che logicamente è più presente nella nostra pelle e risponde in maniera diversa a quella che è il richiamo, lo stimolo del sole. Però, detto questo, non è una melanina sunproof che quindi ci protegge al 100% dei raggi solari, no? Quindi vi dico che io, che sono una persona con una carnagione medio scura, è che in questo momento è abbronzata perché io adesso vi faccio vedere, se non ci credete, il segno del sole e sono andata soltanto una volta in spiaggia e mi sono come prima esposizione messa all'incirca dalle 4 alle 5 volte durante l'arco della giornata la protezione 50 ovunque, mi sia comunque abbronzata. Quindi questo è il segno lampante che anche noi ci abbronziamo e soprattutto ci scottiamo, perché avete capito bene, io ho messo la protezione 50 per la prima volta che sono andata in spiaggia quest'anno e nonostante sia stata anche molto sotto l'ombrellone, quando sono tornata a casa avevo questa zona qui e il sopra delle cosce che mi bruciava. Io vi posso assicurare che quando circa avevo i 12-13 anni, andavo al mare con mia nonna perché all'epoca lei era libera in estate, quindi 15 giorni li passavamo al mare. Ho sofferto per un periodo di irritazione solare, eritema solare. Andavo in spiaggia con una protezione che doveva essere almeno 20 e con la maglietta anche in acqua. Quindi sono l'esempio vivente di come la pelle, indipendentemente dal colore che voi abbiate, può avere gli stessi problemi, la pelle scura può avere gli stessi problemi di una pelle chiara sotto il sole. Non mi ero mai accorta prima di questo perché io vengo da un paese piccolissimo di montagna dove, nonostante tutto, il sole batte, è un altro mito da sfatare che in montagna non ci si abbronza, anzi, in montagna ci si abbronza ancora di più perché il sole è molto più vicino, batte per bene, solo che c'è questo discorso del clima e dell'ambiente un pochino che ci distrae dal pensiero che in montagna ci si scotti, perché effettivamente c'è l'aria fresca, il clima è più piacevole, è fresco
E ci sono anche molti posti in cui c'è ombra dovuta agli abeti, all'ombra stessa della montagna, no? Quindi non c'è mai comunque un'esposizione direttissimissima al sole come magari in zone di pianura o di mare dove non c'è ombra se non quella dell'ombrellone e non c'è un filo di aria fresca. Quindi io che però arrivo da un contesto dove il sole è presente, ma non mi sono mai vissuta effettivamente il sole con quella preoccupazione, tra virgolette, che si affronta quando si è al mare con le protezioni, ed anche questo è sbagliato perché bisognerebbe farlo anche in montagna. Non avevo mai notato comunque che il sole mi potesse dare così fastidio, fino a quando poi è successo che passando più giorni al mare, con un insieme di acqua di mare, salsedine, raggi UV direttamente sulla pelle, UVA e UVB tutto il santo giorno, e queste cose qui mi sono accorta che anch'io soffrivo di eritema solare. Quindi poi la cosa si è risolta comunque con una maglietta e con la protezione. Fino a quando poi effettivamente c'è stata la mia vera svolta. Nell'estate 2009, se non erro, la mia prima estate in Puglia da ragazzina e ho passato tutta l'estate là perché all'epoca morosavo in Puglia con il papà delle mie bambine e mentre lui lavorava, io appunto 17enne così più o meno, andavo in spiaggia con le amiche che avevo conosciuto giù. Laggiù poi c'è questa mania proprio, no, di volersi abbronzare, la pelle scura, piace tanto, forse ancora più che qua al nord. E quindi cosa succedeva? Io e le altre mie coetanee si andava in spiaggia e tutte si portavano dietro l'olio Johnson. E io cosa dovevo fare? Dovevo essere da meno, che praticamente ero tra tutte la più chiara, anche se ero l'unica mulatta, no, anche io mi volevo vantare di abbronzarmi molto e quindi anch'io le ho imitate, facendo la peggior cosa che si potesse fare, anch'io andavo di olio Johnson, fino a che mi sono ustionata, quindi poi ho avuto questa bellissima sera in cui ho iniziato a avere le travegole. La febbre alta, l'insolazione, vedevo doppio, sono stata malissimo, per fortuna non ho avuto ustioni di secondo o terzo grado, però ero rossa, rossa e rossa, quindi in quel caso la mia melanina mi ha protetto, ma vi posso garantire che fino a prima di quell'esposizione là io ero veramente molto molto più chiara, tant'è che come vi stavo dicendo ero molto più chiara paradossalmente. Io da non abbronzata delle mie amiche italiane che erano abbronzate. Lì c'è stata questa st stimolo fin troppo violento della melanina che da quella volta io non mi sono mai più rischiarita come in origine. E se vado a vedere le foto antecedenti a quel periodo in estate, in quel periodo estivo in Puglia, rispetto poi a le foto degli anni successivi, nello stesso periodo, si vede proprio che io non sono più tornata chiara come quella volta là. Quindi c'è stata questa vera attivazione della melanina che poi è rimasta così. Quindi, segno del costume praticamente tutto l'anno. Poi sono cresciuta, ho capito che bisogna iniziare a proteggersi e quindi anch'io ho iniziato a non fare più queste cavolate dell'olio solare, ma a proteggermi effettivamente come Dio comanda. Quindi, passata da una fase in cui avevo questo eritema iniziale, che poi mi era sparito intorno all'adolescenza, poi appunto mi sono presa questa bella bruciatura, felice che non avessi più questi grandi problemi sotto il sole, e dopo ho risentito la necessità di proteggermi. Quindi tutta questa lunghissima premessa per dirvi che la protezione è importantissima e comunque va fatta sempre e comunque. Bisogna sfatare il mito che con una protezione alta non ci si abbronzi, bisogna sfatare il mito che chi ha la pelle scura non ha dei problemi, bisogna sfatare il mito anche per chi ha la pelle chiara che vada bene mettere soltanto la crema una volta e poi tutto il giorno stare senza, tanto mi abbronzo di più. Sono solo cavolate. Bisogna proteggersi, soprattutto adesso perché il sole è malato, non è più il sole di una volta. Gli strati
la stratosfera, tutti questi strati che abbiamo sopra di noi, troposfera, adesso non vorrei dire cavolate, comunque non sono più quelli di prima, è tutto diverso, penetrano in maniera diversa, sono più nocivi questi raggi, tant'è che come vi dissi prima, l'altro giorno quando sono andata in spiaggia, io nonostante avessi ripetutamente messo la protezione 50, sono tornata a casa che ancora non contenta la mia pelle, mi bruciava un pochino. Quindi effettivamente i danni del sole sono importanti e per certi versi, se preso costantemente in maniera sbagliata, sono irreversibili. Quindi proteggiamoci in maniera giusta, in maniera direi consapevole, senza dover avere per forza, perché dopo la subentra il marketing. La crema solare per la bocca, quella per gli occhi, quella per il naso, quella per i piedi. Usiamo un prodotto un po' ovunque, costantemente. Cerchiamo di alternare momenti in cui siamo sotto il sole, a momenti in cui siamo nell'acqua o sotto l'ombrellone e non ne usciremo morti. Nemmeno che però mi devo portare in spiaggia beauty case di casa con 15 prodotti perché mi devo proteggere anche lo smalto dei denti, per esempio. Quindi, con la speranza di non avervi annoiato, adesso vi faccio vedere una carrellata di prodotti per l'abbronzatura, per la cura della pelle, prima, durante e dopo l'esposizione solare. Allora, innanzitutto, e vi faccio vedere due prodotti che ho appena acquistato. Sono due solari nuovi che non ho mai utilizzato, quindi io ve li faccio solo vedere, non ve ne parlo perché mi sono tra l'altro arrivati tipo mezz'ora fa. Come creme solari quest'anno utilizzerò questa sulle bambine, questa su di me. Questo latte solare, spray solare 50 SPF UVA UVB della Corelle Nature Sun per le bambine, uno spray solare, un latte solare 100% naturale con appunto filtri di origine minerale che quindi sono delicati sulla pelle e non vanno a, oltre a fare del male a noi, anche a tutta l'ecosistema marino, quindi coralli, pesci e quant'altro, visto che già viviamo in un mondo non inquinato di più. Ho preso questa qua, 150 ml, spray solare. Vediamo cosa dice. Efficacia dimostrata, elevata protezione, filtro minerale che non viene assorbito dalla pelle, combinazione di sostanze attive antiossidanti per mantenere una pelle giovane, un complesso brevettato, vabbè. Con vari oli, rispetta gli oceani e le barriere coralline, ingredienti selezionati per la loro biodegradabilità, senza profumo, resiste all'acqua, senza effetto bianco per pelle sensibile e dei bambini di più di 3 anni. Quindi questo qua, soluzione ideale per i bambini, soprattutto non nel momento in cui al mare non stanno mai fermi, con lo spray è l'ideale, però vediamo come ci troverò. Per me e mio compagno invece ho preso della Saponaria linea O Sole Bio un latte solare SPF 30, anche questo con filtri 100% minerali resistente all'acqua, alta protezione. Quindi anche questo è un prodotto eco biologico e vediamo cosa c'è scritto: idrata la pelle del viso e del corpo, aiutando a prevenire l'invecchiamento cutaneo e favorendo un'abbronzatura uniforme. Contiene carota e malo di noce per intensificare l'abbronzatura, certo, perché ne abbiamo bisogno, e renderla dorata, però dorata sì, è bella. Cocco, mandorle e bissabolo per nutrire e lenire la pelle, vitamina E, vinaccioli per proteggerla dallo stress ossidativo e filtri minerali naturali per difendere dai raggi UVA e UVB. Vedremo come ci troviamo con questi, anche questo spray perché sono diventata abbastanza pigra. Bueno, mi porto anche in spiaggia per darmi quel colore un po' sbriluccicoso e anche per finirla perché da un po' di tempo che ce l'ho, la crema dell'erbolario, quella che vi feci vedere in un video tempo fa con i brillantini, quindi magari mi piace ogni tanto per dare un'ulteriore
idratazione alla pelle, visto che è una crema dopo sole anche, mettere questa qua, che queste pagliuzze dorate danno anche un bel tocco shimmer. Poi, per quanto riguarda i capelli, ancora dall'anno scorso ho il velo solare con monoi olio di cocco dell'erbolario, olio protettivo per capelli con una protezione bassa, e questo l'ho preso principalmente per un discorso, essendo noi tutte ricce, è facilmente increspabili i nostri capelli, si creano anche questi rasta, questi dread che poi delle volte devo tagliare. Ho preso l'olio giusto perché li mantenga un po' più meno secchi, meno disidratati, un po' più luminosi, e che comunque tendendosi a seccare ancora di più abbiano un minimo di protezione senza che si secchino troppo e diventino come sterpaglia. Quindi ogni tanto lo metto in testa a tutte noi. Andrebbe pettinato e messo prima dell'applicazione, perché aiuta a non far sì che il vento e l'acqua, insomma, dissecchi troppo, la salsedine dissecchi troppo i capelli. E porto dietro, questo ve l'ho fatto vedere negli acquisti notino, anche in spiaggia, per tenere le labbra idratate, questo semplicissimo gloss della Maybelline, il Lifter Gloss. Me ne ho parlato, vi faccio vedere l'applicazione e il colore, che è naturalissimo, bellissimo. Mi è piaciuto molto in spiaggia questo, perché dà quel tocco luminoso idratandomi le labbra e quindi aiutando comunque a tenerle sempre idratate anche in spiaggia. Una cosa in più, però, ve l'ho fatto vedere. Poi, quando torno a casa, doccia chiaramente, e cosa faccio? Allora, se qualcuno si è scottato, vado a mettere un leggero strato di dermogel biologico SOS pelle all'aloe dei provenzali, questo con 98% di aloe vera bio e effetto fresco. Quindi questo qui è quel passepartout che utilizzo per le beccate degli insetti, per le scottature, per alleviare un piccolo prurito o una piccola cicatrice che si è chiusa. Questo qua in casa mia non manca mai, quindi lo utilizzo per lenire queste scottature. E poi mi vado per bene a ungere con due creme: o l'Australian Gold Forever After, questo portento, che è un prodotto iconico dell'Australian Gold, che è una crema molto molto idratante dopo sole, ma che potete utilizzare chiaramente tutto l'anno. Mi piace molto perché è corposa, ne basta pochissimo, vi lascia una pelle veramente veramente morbida e proprio rigenerata dopo l'esposizione. Se vi brucia un po' la pelle, con questa qua vi posso garantire che state veramente bene, vi toglie proprio quel senso di bruciore. Oppure, anche questa dell'anno scorso che devo finire, il rinfresca sole dopo sole rinfrescante con estratti di menta acquatica e cetriolo. Era un omaggio con i solari che avevo preso l'anno scorso dell'erbolario. Questo è con una consistenza un pochino più fluida, più gelosa, e un prodotto appunto con la menta acquatica e il cetriolo che rinfrescano, sono addolcenti, e anche steroli di melograno e olio di crusca di riso, che danno questa sensazione di idratazione rinfrescante, idratante e emolliente. Insomma, è molto più semplice da applicare, nel senso, essendo più geloso state di meno, vi dà questa sensazione proprio di freschezza. Quindi se volete una cosa immediata che vi dà la sensazione del fresco, questo è ottimo. Però tra i due, devo essere sincera, se volete qualcosa di più confortante, questa qua della Hawaiian, e dai, dell'Australian Gold, è molto più umettante, vi dà più questa sensazione di idratazione. Poi, quando magari sono pronta per uscire, se è un sabato o una domenica, vado ad intensificare la mia abbronzatura, non che abbia bisogno di intensificarla, ma renderla magica, con il Nuxe Huile Prodigieuse, di cui ve ne ho già parlato, ma non l'avevo provato, e questo qui è qualcosa di meraviglioso. Questo è fantastico, ha una consistenza bellissima, è un olio secco, tantissime particelle dorate che escono in maniera molto concentrata. Con la scusa che è secco, si asciuga molto velocemente e non dà giù le particelle nei vestiti, almeno non l'ho notato questo. E ha un colore e una consistenza che devo dire
essere fantastica. Questo mi piace tanto, tanto, tanto. Quindi l'ho provato 2 volte, mi è piaciuto tanto e me ne sono completamente innamorata. Quindi questa, dopo la crema, altro tocco idratante e illuminante. Per finire, una volta ogni tanto, dopo che sono passati un po' di giorni dall'esposizione solare, quindi dopo che la pelle si è rigenerata, mi raccomando, non fatelo il giorno stesso che vi siete andati ad esporre, aspettate che passino almeno 4-5 giorni in modo tale che l'epitelio della pelle si sia rigenerata. Andate a farvi uno scrub, magari in maniera dolce, magari evitando quelle zone che avete sentito bruciare, ma lo scrub vi aiuta a eliminare le cellule morte, le impurità e chiaramente a prendere meglio il sole in maniera più omogenea, che è quello il bello dell'abbronzatura. È bello vedere una persona senza segnacci e con un'abbronzatura bella omogenea. Ultimo prodotto che, se volete, vi recensirò, ma non proverò io, quindi dovrò poi chiedere al limite al mio compagno di dirmi che ne pensa quando l'avrò utilizzato, perché mi è arrivato oggi, che ho comprato e principalmente per lui perché tante ore sotto il sole e perché ne ha bisogno effettivamente, è una crema solare anti-age viso della Domus Aurea Toscana 50 più. Questa è appunto una crema con protezione solare SPF 50 adatta a tutti i fototipi, in particolare quelli chiari e chiarissimi, con eventuali lentiggini che si scottano molto facilmente e non si abbronzano quasi mai. Ricca di principi funzionali anti-age, indicata per la prevenzione dei danni da fotoinvecchiamento di tutti i tipi di pelle in ogni stagione. Questa l'ho presa perché appunto unisce questa crema, da quello che ho capito, vedremo come si trova, il principio di crema protettiva solare ha un vero e proprio trattamento anti-age e quindi secondo me è l'ideale per chi lavora tante ore fuori e un prodotto del genere che quindi va ad unire l'utile al dilettevole, tra virgolette, proteggendo al meglio la pelle, perché purtroppo anche le persone che lavorano tanto tanto fuori si vedono, si notano, hanno la pelle segnata, secca, le rughe si creano molto più facilmente e non fa bene. Quindi questo vedremo come si comporterà. Ho pensato di prenderglielo. Il video è andato un po' per le lunghe, però avevo voglia di parlare con voi, di chiacchierare, di confrontarmi. Fatemi sapere se avete qualche prodottino che amate molto sotto il sole. Io vi do un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!